Ho deciso di registrare questo video all'aria aperta perché c'è un bellissimo sole, si sta da Dio e voglio quindi usare questo tempo per parlare in maniera migliore della figura di merda che la Roma ha fatto ieri. Non tanto a livello di avversario, perché comunque la Fiorentina è un'ottima squadra e lo ha dimostrato anche ieri, sa giocare a calcio, ha degli ottimi giocatori e qualcuno di loro mi piacerebbe vederlo in maglia giallorossa, quanto più per come hai affrontato la partita dal primo all'ultimo minuto, lasciando completamente la palla ai tuoi avversari, arrivando sempre secondo su ogni pallone e non riuscendo mai ad imbastire nessuna trama di gioco pericolosa. E questo purtroppo è un problema che ci stiamo portando avanti da diverse settimane, perché se è vero che a livello europeo comunque siamo riusciti ad arrivare in finale, è chiaramente un obiettivo importante e adesso ci manca l'ultimo step per raggiungere la Coppa, ma è altresì vero che nelle ultime gare ci manca la via del gol, perché con il Napoli abbiamo segnato un gol al 91esimo, con l'Inter ne abbiamo segnato uno, col Bologna 0, con la Fiorentina 0 e con l'Eister 1. Per carità, è chiaro che ci sono gol e gol a livello di importanza, è molto più importante ad esempio un gol con l'Eister che magari 3 in una partita che vinci 5-0, per dire. Però è evidente comunque che la Roma sta segnando poco, non tanto per colpa del proprio attaccante, perché credo che Ebram, servito bene, possa fare ancora più gol e ne ha fatti 24-25, quindi sicuramente non è colpa sua, quanto più per il mancato supporto dei compagni che non riescono mai a saltare l'uomo e non riescono quindi a dargli la possibilità di segnare con un po' più di facilità. Lo vediamo sempre costretto a stare a centrocampo, a fare lui il dribblomane di turno, ma non è questo quello che dovrebbe fare. Cioè, se è nelle sue corde va bene, però Abraham è stato preso perché deve segnare e non lo dico come critica nei suoi confronti, ma come critica nei compagni che non gli servono quasi mai un pallone giocabile da mettere dentro. Se prima magari gli venivano servite e lui sbagliava, adesso deve fare tutto da solo. Ed è chiaro che qua il problema è uno solo, anzi, nome e cognome: Henrik Mkhitaryan, e cioè la sua mancanza. Detto questo, passiamo velocemente ai voti perché sono qua all'aperto, è vero, però ho il braccio che non è robotico e quindi rischio di stancarmi un po' se lo dovessi far durare troppo. Rui Patricio 6, uno dei pochi a raggiungere la sufficienza perché è stato comunque impegnato ed è riuscito comunque a fare dei buoni interventi. Sui gol può veramente poco, magari sul secondo poteva essere un po' più reattivo, però è chiaro che se il giocatore tira a pochi metri dalla riga dell'area di rigore è facile appunto che la riesca a mettere dentro. Quindi lì non ha colpe. Mancini 4 e mezzo, bruttissima prestazione del Mancio, veramente totalmente in balia dei propri avversari, si è fatto saltare con una facilità disarmante, ha preso l'ennesimo giallo stupido che gli farà saltare la sfida col Venezia. Questa è una delle poche note positive comunque di questa partita, oltre ad altre che vi dirò comunque alla fine del video. Smalling 6, gli do la sufficienza perché allora difensivamente la squadra ha sofferto tanto, però lui è stato veramente l'unico a fare sempre l'intervento giusto, a non farsi saltare mai, io non ricordo un errore da parte sua, nonostante la prestazione mediocre di tutta la squadra. Veramente lo vedo in mezzo a giocatori che purtroppo non sono da Roma, secondo me, e da solo può veramente fare poco. Cioè, se fosse accompagnato da compagni di livello, sicuramente le cose potrebbero andare meglio e potrebbe anche faticare un po' di meno perché non merita di dover fare tutto quanto lui. Ibañez 4. Bruttissima prestazione di Bagnets, a me continua a non piacere. Sarà un bravo ragazzo, quello che volete voi, ma mi auguro l'anno prossimo di trovare un sostituto, cioè uno proprio che gli tolga il posto, perché in mezzo al campo titolare non lo posso vedere. Magari riserva ci può anche stare, ma titolare fisso che gioca sempre. Mamma mia, a livello di gestione palla, a livello di interventi, male, 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 male forte. Karsdorp 5, nonostante sia colpevole del rigore dubbio, possiamo dire dubbio, dell'1-0 comunque non mi è piaciuto, non tanto per quello ma perché ha spinto veramente poco, pensando solamente a fare i soliti passaggi all'indietro che non servono veramente a niente, e quindi si becca l'insufficienza. Cristante 5, rischia di regalare un altro rigore alla Fiorentina nel secondo tempo, è sicuramente quello più propositivo, quello che prova a suonare la carica, questo è indubbio, però ha fatto un po' troppi errori in mezzo al campo e anche a livello difensivo ha buttato via la palla e con un po' troppa difficoltà, permettendo alla Fiorentina di recuperarla sempre e di mandare avanti la propria azione offensiva. 5 pieno anche per Sergio Oliveira, esce dopo un tempo come al solito, proprio un giocatore di 30 anni che fisicamente sembra che ne abbia 50, e non è che io sia tanto meglio, però chiaramente non sono un giocatore, non sono pagato fior fior di milioni.
Non fa errori particolari, però è troppo lento, ragazzi. Cioè, quando ci sono queste partite serve qualcuno più veloce, qualcuno più dinamico, e sicuramente lui si è impegnato, ma così non può bastare. Zalewski, mi dispiace dirlo, ma devo dargli 4,5 perché è colpevole assoluto del gol del 2-0, perché lascia completamente a Bonaventura la possibilità di avanzare, colpire e segnare. Per il resto non crea nulla a livello offensivo e difensivamente lascia troppe lacune. Una fascia con Zalewski e Ibañez credo sia illegale in tantissimi paesi del nostro mondo, ma non perché Zalewski sia scarso, assolutamente, ma perché non è equilibrato, secondo me, non è una fascia equilibrata, servirebbe forse un po' più di esperienza. Non fraintendetemi, Zalewski a me piace, però vicino forse ha bisogno di un difensore un po' più esperto sulla sua zona di competenza. Pellegrini. Ho fatto un attimo sbagliato ordine, però vabbè, non importa. Pellegrini 5,5. Scusate, mi sta sfuggendo il foglio. Comunque, Pellegrini 5,5 perché nel primo tempo è quello che prova di più a creare dei pericoli con qualche punizione, qualche tiro da fermo. Non fa nient'altro di importante. Si vede che anche lui è stanco, e quindi ecco, lo premio giusto perché comunque ha provato a fare qualcosa nel primo tempo, però per il resto poca 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 roba. Poi Veretout 5, non mi è per nulla piaciuto. Ancora una volta gioca al piccolo trotto, sempre per fare il minimo sindacale, non riuscire mai e non riesce mai a dare brio alla manovra e a fare quello che faceva prima di solito. Non so quale sia veramente il problema, ma a questo punto mancano 2 partite, poi penso che veramente saluterà i colori giallorossi. E in ultimo Ebram 6, gli do la sufficienza perché veramente mi ha fatto una pena immonda vederlo sempre correre dappertutto, provare ad andare su e giù, a prendersi falli, a provare. Veramente è stato uno dei pochi a creare pericoli e uno dei pochi veramente a cui non posso davvero dire niente. Quindi buona prestazione di Ebram, lo ripeto, se fosse supportato meglio potrebbe fare molto molto di più e non è certamente colpa sua. L'ultimo è subentrati, Zaniolo 5, gioca un tempo intero ma non ricordo veramente nulla di buono uscito dai suoi piedi. Purtroppo ora come ora è un giocatore inutile per la Roma, non scarso, inutile. El Shaarawy 6, entra al 66esimo per Zalewski ed è uno dei pochi che ci prova. Dal suo momento, da quando è entrato in campo in poi, la squadra è cresciuta e sicuramente si è visto, e questo bisogna dargliene atto. Carles Perez 5,5, anche lui ci prova con molti più limiti tecnici e si vede. E Spinazzola e Shomurodov chiaramente senza voto, entrano al 90esimo per Karsdorp e. Come cazzo scrivo? Ah, per Karsdorp ed Abraham, e nulla da dire su Shomurodov. Per quanto riguarda Spinazzola, sono contento, l'ho visto leggermente un po' più appesantito, però chiaramente dopo un anno che non giochi più è chiaro che servirà un po' di tempo per ritrovarlo in forma, però sono contento comunque di averlo rivisto in campo. Mourinho 5,5, non gli do il 5 pieno, non lo massacro come molti stanno facendo, perché è vero, adesso è facile dire dovevano giocare le riserve, dovevi far rifiatare i titolari, però è altresì vero che questa era una partita importante e comunque i titolari ti avevano fatto prestazioni convincenti in passato. Se avesse messo le riserve avessimo perso, comunque la gente avrebbe detto ma dovevi far giocare i titolari perché sono più forti, non puoi mettere Carles Perez, non puoi mettere questo e quell'altro. Quindi io capisco la sua scelta, probabilmente si aspettava qualcosa di più da parte dei suoi giocatori. Voto alla squadra non posso dare più di 5 perché veramente abbiamo giocato male male male, ci sono le attenuanti, quello che volete voi, la stanchezza, l'arbitro un po' così, però si può dire che l'arbitro è stato negativo da entrambe le parti e adesso ci arriveremo, però non è una giustificazione perché chiaramente la stanchezza c'è, però dovevi fare assolutamente di più. Migliore della Fiorentina Nico Gonzalez, gli do un 7 perché è stato veramente infermabile, però gli do un consiglio: evitasse di stare sempre per terra a ogni minimo contrasto, perché a un certo punto ho visto veramente i giocatori della Roma incazzarsi perché veramente lui stava per terra di continuo, perché una volta va bene, 2 volte va bene, poi ti trovi lo Stam di turno, il Montero di turno che ti dà un calcio sulle gengive, ti fa partire, ti va ad andare da un campo all'altro, dopo ti devi stare zitto perché sotto sotto un pochino te lo meriti. Non dico che sia scarso, anzi è fortissimo. Un ottimo giocatore, però come atteggiamento è stato un po' fastidioso e anche in occasione del rigore. Vabbè, lasciamo perdere. Peggiore possiamo dire Venuti, gli ho dato un 5,5 perché ha sbagliato qualche passaggio di troppo, però nella Fiorentina nessuno ha fatto troppo male. Infatti al voto di squadra do 7 perché comunque sono stati bravi, sono riusciti a mettere la partita comunque sui propri binari fin dai primi minuti e anche dopo il vantaggio, anche dopo la reazione della Roma, comunque non si sono mai disuniti, hanno avuto anzi delle occasioni per segnare anche il terzo gol. Quindi bisogna dargli atto di aver fatto un'ottima prestazione e aver nonostante tutto meritato la vittoria. Voto all'arbitro 4, veramente
niente, arbitraggio pessimo da parte di Guida che secondo me regala un rigore alla Fiorentina dopo pochi minuti. È chiaro che poi ci sono stati altri episodi come un fallo fischiato sui Bagnets che non c'era, dico che i Bagnets ha richiesto ma che non c'era. È un possibile rigore nel secondo tempo per atterramento di Cristante, però quell'episodio secondo me è stato davvero davvero ridicolo perché in diretta aveva preso secondo me la scelta giusta. Lo va a rivedere per poi dare rigore, quando in realtà di fallo boh, non c'era niente. Ripeto, non è una giustificazione né per parlare bene della prestazione della Roma e né per trattare male la prestazione della Fiorentina, perché come ho detto, da quell'episodio in poi hanno legittimato il risultato e non possiamo dire il contrario. Però come arbitraggio, secondo me, è stato pessimo e ha confermato ancora una volta la situazione imbarazzante della sezione arbitrale in Serie A, che dovrebbe essere il maggiore campionato italiano. In realtà vediamo ogni settimana errori sempre più evidenti e che cambiano l'andazzo, l'andamento delle partite. Detto questo, vi mando un saluto, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo presto per un altro video, sempre comunque Forza Roma e dagli così ragazzi, nonostante tutto, sempre avanti con questi colori.